Buongiorno a tutti, benvenuti nella rubrica Perché, come funziona? Allora, la risposta che dobbiamo dare oggi è una risposta a una domanda che molti si pongono, cioè perché i satelliti in effetti non cadono sulla Terra, okay? Non degradino l'orbita e cadono sulla Terra. Allora, la prima risposta che dobbiamo dare è una risposta negativa ad una frase che si sente spesso, per la quale i satelliti non cadono perché in orbita la forza di gravità è nulla, è veramente sbagliata. Okay, adesso vediamo e dimostriamo con i calcoli perché è sbagliata. Allora, in generale l'attrazione di gravità, l'accelerazione di gravità, la trovate nella formula per esempio della forza peso, no? Qualsiasi forza sapete che è uguale per la legge di Newton alla massa per l'accelerazione. Che è la massa in chilogrammi, l'accelerazione in metri al secondo quadrato. Allora, in generale, sulla superficie terrestre, l'accelerazione di gravità vale mediamente 9,81 metri al secondo quadrato. Questa è una media a livello del suolo, ok? Perché sapete benissimo che la Terra non è una sfera perfetta, ci sono dei punti in cui ci sono delle depressioni in realtà e questo valore di gravità è più basso dei punti in cui è più alto. In particolar modo l'equatore è più grande, okay? Che la Terra si presenta più grande all'equatore. Come si può calcolare sulla superficie questa accelerazione di gravità a livello teorico? Ok? A livello teorico sapete che si parte da una forza di attrazione fra due masse, che potrebbe essere una massa generica sul suolo terrestre. Ricordatevi che la formula è data dal prodotto della costante G, costante di gravitazione, per il prodotto delle due masse che si attraggono una rispetto all'altra. Quindi la massa m è la massa che si trova sulla superficie terrestre generica e poi mt è la massa della Terra. Ricordatevi che poi sotto lo scrivo, ma la massa della Terra è molto molto grande rispetto a qualsiasi corpo che si trova sulla Terra. Ok? Diviso il raggio al quadrato, il raggio è esattamente la distanza che unisce i centri dei due corpi, ok? Al quadrato la poniamo uguale ovviamente alla forza peso, quindi alla massa di questo corpo sulla superficie terrestre per l'accelerazione di gravità g. Potete nella formula vedere che dove ho indicato con la freccia, ve lo faccio vedere, vedete che ho semplificato, siamo in un'equazione, no? Quindi i due valori di m uguali del corpo li ho semplificati, ok? Da questo vedete che è risultata, avete tranquillamente il valore cioè la formula dell'accelerazione di gravità, che è uguale alla costante gravitazionale G per la massa della Terra fratto il raggio al quadrato. Ok? Potete trascurare il raggio del corpo appoggiato sulla superficie perché è piccolissimo rispetto alla Terra, consideriamo solo il raggio della Terra. Ok? Quindi la massa della Terra sapete che è molto grande, vale circa 5,97 per 10 alla 24 kg. Il raggio terrestre è circa uguale a 6.370 km, cioè 6,37 per 10 alla sesta metri. La costante gravitazionale è 6,67 per 10 alla meno 11, okay? Ed è costante, quindi si usa sempre quella nei calcoli. Quindi da questi tre valori possiamo calcolare teoricamente qual è l'accelerazione di gravità sulla superficie terrestre. Okay? Vedete il calcolo, 6,67 per 10 alla meno 11 per 5,97 per 10 alla 24 diviso il raggio terrestre al quadrato, quindi 6,37 per 10 alla sesta tutto al quadrato. Da questo calcolo vedete che si evidenzia il valore dell'accelerazione gravitazionale terrestre, ovviamente sulla superficie, 9,81 metri al secondo quadrato. Adesso andiamo a fare due calcoli. Facciamo un esempio, un satellite che noi ipotizziamo che pesi circa 1.000 kg, ma è un'ipotesi, distante circa 1.000 km dalla superficie terrestre. Tenete presente che la massa del satellite a livello di forza di attrazione rispetto alla Terra, tutto sommato è una massa trascurabile, e andremo a calcolare esattamente a quell'altezza, diciamo che l'orbita si definisce un'orbita bassa, tra i 300 e i 2000 km di altezza si chiama orbita bassa del satellite. Ci sono comunque molti satelliti che ruotano attorno alla Terra, girano attorno alla Terra in questo range, diciamo, di chilometri, fra 300 e 2000. Io ho preso 1000 per fare una via di mezzo, diciamo, ecco.
Calcolate che con questa distanza il raggio, cioè la distanza fra il centro della Terra e il satellite, non è più 6,37 ma è 7,37. L'ho scritto nella formula. Quindi avete davanti la formula G di Miller, cosa vuol dire? Forza di cioè, scusatemi, accelerazione gravitazionale che avete all'altezza di 1000 km. Ok? Allora, se voi fate il calcolo, costante gravitazionale G è la solita, 6,67 per 10 alla meno 11, per 5,97 per 10 alla 24, che è la massa della Terra, diviso la distanza fra il centro della Terra e il satellite, che sono 7.370 km, ossia 7,37 per 10 alla sesta al quadrato metri. Ok? Questo calcolo ci dà un'accelerazione di gravità, guardate, che non è 9,81 ma non è neanche 0, come molti dicono, è 7,33 metri al secondo quadrato. Comunque è ancora un valore estremamente rilevante. Ok? Ipotizziamo la massa di un satellite di 1000 kg. Il satellite è soggetto a una forza peso, cioè una forza di attrazione verso la Terra, ok? Come vedete in questa freccia che vi ho disegnato qua, è attratto comunque verso la Terra con una forza di 1000 kg. Per 7,33 vi viene un totale di 7.330 newton. Vi ricordo che così molto a spanne corrispondono circa 733 kg, così a spanne dividendo per 10, anche se non è preciso, però è circa 733 kg di attrazione. Quindi vedete che il satellite in realtà è soggetto alla forza peso ancora, assolutamente. Perché l'accelerazione di gravità a quell'altezza non è 0, è 7,33, quindi è calata di una certa percentuale, ma non è 0. Ok? Detto questo, uno si chiede perché non cade. Non cade perché questa forza peso viene controbilanciata, ok, da una forza centrifuga. È definita anche forza di inerzia ed è una forza apparente. Ok? La forza centrifuga controbilancia precisamente la forza peso. Allora, la formula della forza centrifuga, ve la ricordo, è massa del corpo, in questo caso del satellite, per velocità angolare al quadrato. Avete la velocità angolare, ricordatevi che è espressa in radianti al secondo e misura quanto velocemente ruota il satellite intorno alla Terra. Ok? E ovviamente è la distanza rispetto al centro di rotazione, quindi al centro della Terra. Quindi sono quei famosi 7.370 km. Ok? Allora, adesso cosa dobbiamo vedere? Allora, andiamo a questo punto a fare un equilibrio, no? Cioè eguagliare la forza peso che è verso la Terra deve essere uguale ovviamente alla forza centrifuga che è verso l'esterno della traiettoria, verso lo spazio. Ok? Se voi eguagliate le due formule, vedete che la massa del satellite la trovate sia nel primo membro dell'equazione sia nel secondo membro, quindi potete eliminarla. Il 1000 può essere eliminato, dividete per 1000, ok? Entrambi i membri dell'equazione e il 1000 se ne va, ok? Da questo voi potete ricavare che omega è uguale alla radice di 7,33, cioè l'accelerazione a quell'altezza che subisce l'accelerazione di gravità all'altezza di 1000 km dalla superficie terrestre diviso il raggio, quindi 7,37 per 10 alla 6, perché 10 alla 6? Perché parliamo di metri, non di chilometri, quindi per 10 alla 6 metri è uguale a 99 per 10 alla meno 5 radiante al secondo. È una velocità di rotazione abbastanza bassa come velocità angolare, chiaramente. Però ripeto, se voi volete sapere la velocità puntuale, cioè la tangenziale, okay, la velocità che sta facendo, diciamo così, tangenzialmente alla traiettoria, a quell'altezza del satellite, basta moltiplicare la velocità angolare omega per il raggio. Il raggio, ripeto, è quel 7,37 per 10 alla 6 metri e vi viene una velocità di 7.349 metri al secondo. Vedete che è abbastanza alta, non ci si rende conto, ma i satelliti a quell'altezza viaggiano a quella velocità, 7.349 metri al secondo. Allora, fatto questo calcolo, le conclusioni che possiamo dire quali sono? Beh, ovvio che l'affermazione iniziale era sbagliata, no? Che il satellite non cade perché l'accelerazione di gravità, cioè la forza peso, è zero, è sbagliata. La verità è che la forza peso a quell'altezza e a quella velocità di rotazione è
bilanciata dall'accelerazione, dalla forza centrifuga verso l'esterno. Ok? Questo che significato ha? Allora, il significato qual è? Allora, il significato è che voi, le conclusioni sono due. Primo, il calcolo della velocità del satellite. Ok? Allora, come fate? Allora, la velocità tangenziale è data dalla... Allora, siamo partiti dall'accelerazione di gravità, no? Dall'accezione di gravità l'abbiamo eguagliata alla forza centrifuga, quindi accelerazione di gravità moltiplicata per la massa è uguale alla massa per la velocità angolare al quadrato per il raggio. Da questo abbiamo ricavato la velocità angolare. La velocità angolare moltiplicata per il raggio mi dà la velocità tangenziale, quindi voi sapete che a una determinata altezza, ok? Calcolate la distanza tra l'altezza e il centro della Terra. E la velocità tangenziale che dovete dare al satellite per farlo rimanere a quell'orbita deve essere la radice di G, quindi costante gravitazionale, per la massa della Terra diviso il raggio. Okay? Questo valore di VT è la velocità che dovete dare al satellite per farlo rimanere lì. Okay? R è l'altezza dell'orbita calcolata rispetto al centro della Terra. Seconda conclusione, come faccio a mantenere il satellite in orbita? Perché cosa succede? Ruotando la velocità del satellite poi diminuisce col tempo e diminuendo la velocità il satellite diminuisce la forza centrifuga e di conseguenza il satellite tende a cadere verso la Terra. Cosa si fa quando l'orbita si degrada? Normalmente il satellite viene riposizionato in orbita tramite dei motori, dei razzi presenti sul satellite, ok? Quindi viene messo in orbita e accelerato e aumentata la velocità fino a quella che serve per stare in orbita e ovviamente oppure può essere posto in orbita anche utilizzando, agganciandolo in qualche modo, cioè non necessariamente con i motori, okay? Però si fa questa operazione. Quindi, al di là dei calcoli che sicuramente per questa tipologia di applicazione sono molto spannometrici, ci tenevo a farveli vedere solo per far capire qual è il principio per cui un satellite può restare in orbita, che non è sicuramente il discorso della gravità zero a quell'altezza, ok? Quello non è vero, assolutamente una falsa idea, un falso ideale. Ok, niente, quindi le conclusioni sono queste due, insomma. Ok, quindi si fanno queste tipologie di calcoli. Ovvio che quelli che fa la NASA sono chiaramente più complicati, ovviamente, sono delle simulazioni, tutto quello che si vuole. Questo era solo per dimostrare un principio e basta. Grazie spero che il video sia stato utile. Ringrazio per averlo visto. Se vi è piaciuto, chiedo di mettere un like. Grazie e arrivederci a tutti.